Eccoci puntuali all'appuntamento con Biagio Mannino. Ciao Biagio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Graziano. È un piacere ritrovarti in questa ultima settimana, per quanto riguarda ovviamente questo spazio di approfondimento. E oggi volevo farti una domanda che ovviamente è semplicissima, è una domanda quasi scolastica, diciamo così. Spero che tu abbia la tua sfera di cristallo davanti, perché vogliamo chiederti quando finirà la guerra in Ucraina, che mi sembra una cosa così molto semplice, è vero? Una domanda di una semplicità estrema alla quale appunto dovremmo fare ricorso alla sfera di cristallo veramente. Ma guarda, innanzitutto per poter rispondere, cercare di rispondere a questa domanda, ricordiamo Graziano quando tu ed io affrontavamo nei mesi passati. Anzi, direi più che nei mesi passati, ormai anche quasi anni passati, perché poi seguiamo la questione delle Donbass dal 2021 e dicevamo che era molto difficile che potesse scoppiare una guerra, perché le conseguenze sarebbero state inimmaginabili e soprattutto avrebbero coinvolto tutti. E dal punto di vista dell'effetto ci sbagliavamo perché la guerra è scoppiata, dal punto di vista delle motivazioni su cui appunto riflettevamo per dire, affermare che la guerra non sarebbe scoppiata, invece le abbiamo benché centrate perché le conseguenze si stanno facendo e fanno capire anche l'irrazionalità di tutto quello che sta avvenendo. Perché questa guerra, lo ripetiamo, lo sottolineiamo e lo ripetiamo ancora una volta, capita in un momento del mondo di estrema fragilità. E non dobbiamo mettere da parte tutto quello che è accaduto con il 2020, con la pandemia di coronavirus e soprattutto con tutte quelle conseguenze nell'ambito sociale, economico, finanziario, che hanno portato quelle scelte prese per combattere l'epidemia, tra tutte ovviamente il lockdown che di fatto ha fatto sì che un mondo che è basato sostanzialmente sul consumo globalizzato è andato sostanzialmente in tilt. E quelle conseguenze non sono passate, sono benché presenti nella nostra quotidianità, sono presenti nel presente e saranno presenti nel futuro, con un po' di parole, ma la realtà è questa. Il fatto che sia comparsa una guerra che era evitabilissima, lo sottolineiamo anche in questo caso, l'assenza di dialogo, l'assenza di avere una volontà di andare reciprocamente incontro alle diverse esigenze, ha portato in primo luogo al coinvolgimento drammatico di un popolo, appunto all'esperienza di quelli che sono gli effetti delle guerre, colpendolo duramente. La guerra è morte, la guerra è distruzione, la guerra è disastro, devastazione. Ma poi ha portato anche un coinvolgimento più ampio, a un impoverimento più esteso, proprio nell'ambito di tutto ciò che riguarda la comunità globale, come detto, già ben che colpita dagli effetti delle scelte prese per limitare l'epidemia di coronavirus. Le pagine di storia si scriveranno, se ne scriveranno tante anche sul perché di questa epidemia, come è saltata fuori, tutto quello che è successo, gli interrogativi sono tanti, è così ravvicinata una guerra di questa portata e che ha visto la determinazione, soprattutto da parte del blocco occidentale, che è ancora ben viva, ben presente, nel non andare in una direzione favorevole al dialogo. Ebbene, andare a cercare di capire quando la guerra finirà appare un'impresa maggiormente difficile se rimaniamo in una visuale che non va a tener conto degli effetti che poi di fatto stanno cominciando a produrre altre situazioni nelle realtà soprattutto del blocco occidentale. E allora le valutazioni in questa direzione sono molte, soprattutto indirizzate nell'effettiva
nell'effettiva consistenza delle scelte politiche che soprattutto da parte degli Stati Uniti sono state fatte, ma che sono state anche accompagnate da una certa e importante determinazione soprattutto dall'Italia di Mario Draghi, che ricordiamolo, nel momento in cui Mario Draghi si insediava a Presidente del Consiglio nel mese di febbraio del 2021, sottolineava e ribadiva l'atlantismo e quindi quella vicinanza proprio agli Stati Uniti, degli Stati Uniti che in questo momento storico sono particolarmente deboli nel contesto globale. Biden sta guardando non più come prima alla questione ucraina, sta guardando il tutto con grande preoccupazione. E gli elementi, diciamo, di preoccupazione che caratterizzano attualmente la politica di Biden viaggiano su due sostanziali binari, quelli effettivamente di una politica di riaffermazione degli Stati Uniti nel contesto globale, cosa che al momento appare molto difficile, e contemporaneamente le problematiche interne che gli Stati Uniti stanno vivendo, delle problematiche interne che sono ancora figlie di quel 2020. Ricordiamo, gli Stati Uniti improvvisamente hanno riportato nel loro contesto milioni e milioni di disoccupati con situazioni sociali che sono emerse, scontri di piazza che hanno fatto riemergere anche questioni passate che sembravano assopite ma che in realtà non sono mai state risolte. Basti pensare a quanto accaduto al povero George Floyd e ad altre situazioni simili in quel contesto. Ebbene, situazioni molto, come detto, complesse e che vedono le elezioni di mid term a novembre come un punto imprescindibile per quanto riguarda la politica di Biden. Biden in questo momento ha paura di perdere quella maggioranza, soprattutto in Senato, che gli consente di portare avanti la sua politica, e il Partito Democratico ha paura, soprattutto perché i repubblicani in questo momento nei sondaggi stanno avanzando. Il mese di novembre sarà determinante per molti aspetti, per molti motivi, per le elezioni di mid term, alle quali, come detto, Biden vorrebbe arrivare con una guerra conclusa, però, perché la problematica è che l'inflazione, che in questo momento sta colpendo a livello globale, impoverisce di fatto il contesto, impoverisce il potere d'acquisto, insomma crea una situazione che inevitabilmente creerà grossi problemi anche al contesto della produttività. Arrivare alle elezioni di midterm con una recessione, con un'inflazione elevata, per Biden significherebbe a questo punto perdere decisamente quella maggioranza nel contesto del congresso americano e iniziare gli ultimi due anni del suo mandato con delle grandissime difficoltà. Contemporaneamente a novembre ci sarà anche il G20 che si presenterà come un qualche cosa di sostanzialmente diverso rispetto al passato, dove in definitiva i cosiddetti 20 grandi del mondo, questo termine grande poi bisognerebbe anche andarlo a interpretare sul suo effettivo significato, comunque i 20 principali stati del mondo si ritrovano e discutono appunto delle questioni planetarie. Un G20 che vedrà però le divisioni, perché ormai il mondo sempre di più si sta dividendo, il G7 sembra più ridotto a un incontro tra pochi con la stessa visione, in questo caso addirittura concentrata nelle direzioni delle contrapposizioni, come stiamo vedendo in questi giorni, e dall'altra parte gli altri che stanno scalpitando di entrare nel contesto, forti della loro affermazione in ambito economico, in ambito finanziario, in ambito produttivo, e come ad esempio la Cina, che guarda il 2032 per il superamento della propria struttura economica su quella degli Stati Uniti, diventando la prima potenza globale. Un G20 quindi diviso, al quale già oggi Putin
ha detto che parteciperà. Un Putin che molto probabilmente a novembre sarà il protagonista della scena, l'elemento che determinerà il successo o l'insuccesso del G20, perché la contrapposizione che in Ucraina noi stiamo vedendo è accompagnata anche da delle strategie che la Russia sta portando avanti nel contesto globale, delle strategie che in questo momento stanno producendo anche risultati, perché quelle sanzioni alla fine così fortemente volute da Stati Uniti e Europa non producono gli effetti che erano voluti da chi appunto le ha proposte, anzi si stanno ritorcendo contro proprio la stessa Europa, contro gli Stati Uniti. Xi Jinping in questo momento guarda a questa situazione, ma la guarda con grande preoccupazione, perché poi alla fine questa destabilizzazione mondiale alla quale noi stiamo assistendo, nella quale noi stiamo vivendo sempre più immersi e sempre più preoccupati, perché, ripeto, la non volontà di andare in una direzione effettiva e concreta di un dialogo, ma noi assistiamo solamente che a un'escalation per quanto riguarda soprattutto le forniture di armi, dice Lavrov, in Russia finché arriveranno armi in Ucraina aumenterà la sofferenza del popolo ucraino. Come a dire che in questo momento l'intenzione non è quella di far cessare le ostilità nell'ambito dell'Ucraina, quanto piuttosto di cercare di creare e di mantenere delle fratture che si stanno però rivelando controproducenti e stanno appunto portando in evidenza come ci sia una politica particolarmente debole da parte del blocco occidentale per cercare di risolvere una situazione decisamente difficile. E ritorniamo quindi al mese di novembre, che potrebbe rappresentare quello spartiacque nella direzione, e soprattutto novembre è l'anticipo di quello che sarà il periodo maggiormente difficile, quell'inverno di cui l'Europa in particolare necessiterà del gas, ma soprattutto non possiamo dimenticare che c'è il problema legato anche agli approvvigionamenti alimentari. L'Ucraina, il granaio d'Europa fondamentale proprio per gli approvvigionamenti alimentari europei, qualcuno parla addirittura di crisi alimentare. Allora dobbiamo ritornare al punto di partenza, un biennio intenso, un biennio difficile, un biennio che ha prodotto quello che ha prodotto con la pandemia, con le conseguenze delle scelte prese dall'uomo, una guerra che, lo ripetiamo, era evitabilissima in tutti i sensi, è mancato assolutamente il dialogo e la volontà di andare nella direzione del dialogo, una guerra che si è mantenuta ferma nelle posizioni e soprattutto ha portato anche a un inasprimento dello stesso evento con tutte le conseguenze in questo caso, e quelle conseguenze adesso si faranno sentire proprio in autunno. E allora alla vigilia di quel G20 previsto per il mese di novembre noi capiremo se l'Europa soprattutto sarà in grado di sostenere questo, chiamiamolo, questo braccio di ferro nella situazione globale oppure no. Chi potrà dare un aiuto nella risoluzione di questo problema sarà proprio, come ha detto, Xi Jinping. Xi Jinping che, secondo le direttive che la Repubblica Popolare Cinese porta avanti, che poi sono molto concrete, sono molto pragmatiche, arrivare soprattutto a un risultato in questo caso economico e finanziario, Xi Jinping guarda con preoccupazione quello che sta succedendo, perché l'indebolimento della situazione globale, un'Europa sempre più debole, un'inflazione sempre più dominante che colpirà inevitabilmente anche gli Stati Uniti, significa per la Cina un indebolimento della sua produttività. Quindi da parte della Cina è molto probabile che ci sarà un intervento netto nel cercare di andare a trovare una soluzione affinché Stati Uniti ed Europa rientrino in un contesto più morbido nella direzione della Russia. Russia che guarda alla Cina con grande importanza, perché se la Russia può permettersi in questo momento
di mandare avanti tutto questo sistema, e grazie al fatto anche che la Cina rappresenta, tra virgolette, la ruota di scorta, perché laddove non riesce a portare le sue risorse in Europa e negli Stati Uniti, ebbene vira dall'altra parte e va in quelle realtà che invece di risorse ne hanno un grande bisogno, come appunto detto la Cina, ma anche l'India, e in questo momento si sottolinea i vari paesi del BRICS. Una Cina, quella di Xi Jinping, che interverrà in modo importante nella speranza che una soluzione possa essere trovata al più presto, ma anche questo ovviamente avrà un prezzo, e il prezzo probabilmente sarà dovuto da una minore presenza degli Stati Uniti nel contesto del Pacifico, che recedendo mostreranno probabilmente un'ulteriore debolezza nell'affermazione internazionale di questo periodo. E ovviamente un passo indietro negli Stati Uniti nell'area del Pacifico potrebbe rappresentare in prospettiva un percorso che la Cina intraprenderà nei confronti di Taiwan. Beh, insomma, tante cose. Poi abbiamo parlato, dunque, pandemie, guerre, veramente di carestia, presto, cavallette, ci sarà di tutto. Allora, purtroppo non abbiamo più il tempo per proseguire, magari ripartiamo da qui già domani, ovviamente affrontiamo un po' appunto tutte queste problematiche in maniera globale, a livello mondiale. Grazie Biagio anche per oggi. Ciao, ciao Graziano. A domani.